Adesso abbiamo Vladimiro Scarpulla alle prese con un altro dramma shakespeariano. Si tratta di Romeo e Giulietta. Il record del mondo è del bulgaro Zabov con 11 minuti e 4 secondi. Ci ha appena entusiasmato questo atleta della polisportiva Don Bosco. Ecco qua, non si fa più beffare dal suo allenatore, che invece geniale, l'allenatore riesce veramente a restituirgli l'asciugamano a una velocità della luce, veramente molto bravo questo allenatore. Ma comunque anche questa ragazza ha appena battuto un record mondiale, non dimentichiamo. Vediamo su Romeo e Giulietta, si sta concentrando. Ai vostri posti. Un attimo. Ecco che streccia. Sta cercando la concentrazione dopo aver appena frantumato un record del mondo. Eccolo qua, Giulietta Romeo. 3, 2, 1, più! La tragedia comincia a Verona, a una festa a casa dei Capuleti. Capuleti! Capuleti! Dove Romeo? Romeo vede Giulietta e si innamora di lei. Oh yeah! E lei di lui. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Purtroppo però Giulietta è figlia del padrone di casa, il vecchio Capuleti. Nemico della famiglia di Romeo, i Montecchi. Infatti le due famiglie sono in continua lite. Nonostante tutto però i due innamorati segretamente si dichiarano amore eterno in una bellissima scena al balcone. Lui le canta la serenata. Dun 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 dun. Osteria del balcone, para ponzi ponzi po. Guarda un po' che bel figone, para ponzi ponzi tom. E lei tira fuori le trecce. E lui sale. Il giorno dopo Giulietta e Romeo vengono uniti in matrimonio da padre Lorenzo, il loro confessore. Io vi dichiarerei marito e moglie se la smetteste di limonare. Successivamente Romeo, per vendicare l'amico Mercuzio, uccide in combattimento Tebaldo, il cugino di Giulietta. Che soffriva di cuore. È così che Romeo viene cacciato da Verona e si nasconde a Mantova. Scatacalunca. Intanto a Verona i genitori di Giulietta vogliono farla sposare con il nobile Paride. Ma Giulietta non vuole, su consiglio di padre Lorenzo, beve una pozione che la farà cadere in un sonno profondo, simile alla morte. Ma non fa mica niente! Contemporaneamente padre Lorenzo cerca di informare del trucco Romeo, ma il messaggio non arriva in tempo. Flop. Romeo torna a Verona e scopre che Giulietta è morta. Così decide di uccidersi vicino al corpo di lei, bevendo un veleno potentissimo. Quando Giulietta si sveglia, vede Romeo morto e si pugnala con il coltello di Romeo. Che sfiga! Schwin! Ma anche questo non fa mica niente! Alla fine, i Capuleti e i Montecchi si riconciliano sopra il corpo dei due ragazzi. Tempo! È incredibile! 1 minuto e 58 secondi! È un nuovo record questa sera al Bar Bignami per il grandissimo Vladimiro Scarpulla! Grandioso! Il secondo record in pochi minuti! Grande!